Buonasera, bentrovati. Appuntamento consueto con 10 domande 10, ogni lunedì alle 21, in replica alla mezzanotte, la domenica dopo alle 18. Potete trovarci anche su internet all'indirizzo tg10.it e sul nostro profilo Facebook 10 domande 10. Oggi ci ospita l'Eris Bar, centro colazione, gelateria, panineria, rosticceria, primi piatti, insalate, antipasti in via Generale Cascino al civico 355 a Gela, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Ne approfittiamo anche per ricordarvi il numero telefonico 0933 1960866, Eris Bar, via Generale Cascino 355 a Gela. Oggi parliamo di medicina e non solo, ospitando un amico. Lui è il primario del reparto di ortopedia della Casa di Cura Santa Barbara di Gela, Fabio Bernetti. Buonasera, ben trovato. Buonasera Peppe, buonasera a tutti. Come stiamo? Benissimo. È la prima apparizione pubblica? A Gela ho fatto qualcosina, forse sempre con voi, per il basket però. Sì, perfetto. Mi hanno chiamato una volta per il basket. A proposito di basket, ti duole il cuore dopo che il basket Gela purtroppo è scomparso dal panorama cestistico? Tantissimo, tantissimo, perché il basket ce l'ho nel sangue. Io sono cresciuto nello sport a 360 gradi, però il basket è stato il mio grande amore, la mia grande passione. Ho partecipato con i ragazzi, ho cercato di collaborare con loro tantissimo. Purtroppo credo che ci sia stata qualcosina che non ha funzionato nella gestione delle società. Beh, molto riduttivo qualcosina, eh? Io, per quello che so io, poi ovviamente io non sono dentro, io collaboravo un po' come con tutte le altre squadre. Diciamo che la Santa Barbara per questo è stata sempre disponibile, almeno nella mia persona, a collaborare con le società sportive, insomma. Ma ora, a prescindere dal basket, segui lo sport, no? Sì, tantissimo, io sono un amante dello sport. Poi adesso ho la fortuna di avere mio figlio che si è appassionato tantissimo al calcio. Io ho tentato di portarlo al basket, ma non è stato possibile. L'importante era che secondo me avesse uno sport. Adesso ha una passione immensa, ha un grande difetto, che è juventino purtroppo. Quindi mi duole il cuore. Ma tu sai che questo bar, l'Eris Bar, è un covo di tifosi juventini? Sono dappertutto, sono dappertutto. Sono dappertutto. Però l'importante è che c'è lo sport. Secondo me lo sport nella vita dei giovani è fondamentale. È vero. Però tu quale squadra tifi? Io sono milanista. Voglio dire. Quest'anno va male. Stendiamo un velo pietoso? Sì, sicuramente. Ci fermiamo al velo o piumone pietoso? Piumone pietoso. Piumone pietoso. E allora Fabio, dobbiamo fermarci un attimo per dare la linea alla regia, perché tu sai che la pubblicità è l'anima del commercio. Esatto. Ce l'annunci tu la pubblicità? Sì. Prego, quella è la tua telecamera. Pubblicità, ci vediamo dopo. E allora, eccoci con 10 domande 10. Quest'oggi siamo all'Eris Bar, via Generale Cascino, alla Civico 355 a Gela. Il nostro ospite è il dottore Fabio Bernetti, primario del reparto di ortopedia della Casa di Cura Santa Barbara, papà di tre figli, Giulia che studia ingegneria, Claudia che frequenta la seconda media e poc'anzi parlavamo dell'unico figlio maschio, Flavio, che frequenta la quarta elementare. Sei contento del percorso che sta facendo Giulia, che si sta per laureare in ingegneria? È entrata quest'anno, è al primo anno al Politecnico di Milano. Grande soddisfazione, anche se segna un po' il passo di tutti i giovani che cercano di realizzarsi nella vita, insomma, che vanno via dalla Sicilia. Io ho fatto fare a lei, la scelta è caduta su Milano, anche perché in maniera molto oculata ha fatto un'indagine e ha verificato che da quelle università, Milano, Torino, mi pare anche Trento, l'indice di occupazione dei laureati era molto alto, cosa che non corrisponde all'indice delle università siciliane. Per cui da genitore, con vogliamo dire anche la morte nel cuore, perché un figlio che va via dalla Sicilia è difficile che torni in Sicilia, secondo me.
Però si dice che i figli sono fatti per vivere, nel mondo e non per stare con i genitori, per cui anche un po' a malincuore ho approvato la sua scelta. E devo dire che i primi segni sono positivissimi, sta benissimo a Milano, del resto Milano, cioè, è una città che offre tantissimo, insomma. Ora l'aspettiamo a Natale con tanta ansia e con tanto amore, è così. Milano è la capitale del nord per Sì. eccellenza. E invece il futuro che intravedi per Claudia e per Flavio? E lì ancora è presto, devo dirti da medico mi piacerebbe che uno dei due scegliesse medicina, però ancora non vedo propensioni particolari. Claudio ogni tanto parla di pediatria, qualcosa a che fare, perché loro sanno che io sono un chirurgo e l'idea della chirurgia proprio gli fa paura. Su Flavio in questo momento il suo sogno è quello di fare il calciatore, ovviamente, come tutti i ragazzini che iniziano a fare sport. Quindi li seguirò, vediamo, li assecondo. Io credo che sia importantissimo, dimmi se sbaglio, Peppe, che nella vita bisogna fare quello che piace, no? Molti dicono, ah, ma quel tipo di studio non dà sbocchi. Ho capito, però se è una cosa che ti piace, almeno Però io ho scelto medicina perché mi piaceva, perché devi era la avere mia anche però una passione, devi propensione, no? avere una propensione, ma se è una cosa che a te piace, una cosa che tu fai con passione, è difficile che poi non ti realizzi, perché tanto ti muovi, tanto cerchi di fare le cose fino a quando ci riesci, no? Perché la mattina ti alzi con l'entusiasmo di chi fa qualcosa a cui piace, che ti piace fare. Se è una cosa che non ti piace, la mattina ti alzi con l'angoscia nel cuore, sicuramente non riesci a realizzarti. E il tempo lì non scorre mai. È Non scorre mai, è vero, la verità. Sfera sentimentale invece? La tua? Posto, io sono felicemente legato a una donna che ho conosciuto a Gela, la mia è una storia un po' particolare perché io vengo da una separazione, poi sono arrivato a Gela per lavoro e a Gela ho trovato la madre dei miei figli, con la quale sono molto legato, una donna che lavora alle Ferrovie dello Stato, una gelese doc proprio, e con lei abbiamo costruito questo che è veramente, credo, il mio capolavoro, insomma, la cosa più bella Davvero. che Tu sei nato a Porto San Sì, Giorgio, io. dunque nelle Marche, ma che ci fa un Sì, vero. marchigiano in Sicilia e nella fattispecie a Gela? Sì. Questa è una bella domanda. Mio padre era un perito chimico e quando si diplomò allora a Fermo, devi sapere che in Italia esistevano solo due istituti industriali, uno a Torino e uno a Fermo, Sì. e si diplomò, era il sesto di sei figli, quindi l'ultimo dei figli, gli offrirono il lavoro a Priolo, all'allora Sincat, e lui non ci pensò un attimo perché che vuoi, sesto figlio, la famiglia era veramente, stavano strettissimi, per cui lui disse scendo in Sicilia e poi quando mi capiterà l'occasione ritornerò su, ritornerò dalle mie parti. E invece arrivato in Sicilia si è innamorato della Sicilia, mia mamma è marchigiana, se la prese, se la portò in Sicilia e ha messo radici a Priolo, io sono cresciuto a Priolo con l'inquinamento di Priolo e poi di conseguenza non è che potevo cambiare, quindi cambiare per cambiare sono venuto a Gela, quindi Non non ho cambia la cambiato niente, sostanza, no, non no, cambia mi la sarei trovato sostanza. A male sicuramente con la catalisi. proposito di inquinamento, quando si parla di inquinamento, il riferimento dati alla mano è quello che ci porta alla raffineria. Raffineria che sta vivendo un momento, se vogliamo, storico, epocale, si cambia, non si raffinerà più. Cosa pensi di questo cambiamento? Ho letto qualcosa e mi piace pensare che sia qualcosa che tende a migliorare un po' l'ambiente, biodiesel, qualcosa che ha a che fare più con qualcosa di più naturale, no? Anche se io credo che questo territorio sia stato violentato dalle industrie. Io ho una piccola casa al mare verso Licata, una zona di Tenutella, credo che nel DNA di questa zona c'era il turismo, questa è una zona secondo me che doveva vivere di turismo a 360 gradi. Noi a novembre ancora abbiamo gente che sicuramente può andare, se una domenica c'è il sole, possono andare al mare, Anche a dicembre. anche a dicembre. Per cui il futuro sicuramente non potrà essere quello di questa industria. Questa industria secondo me pian piano tenderà a spegnersi. Io speravo in qualcosa che fosse diverso, cioè tipo la bonifica di questa industria, proprio cercare di toglierla da questa zona, ma questo non è stato possibile e credo che non sarà possibile per i prossimi anni, insomma. La mia idea era di vedere qualcosa di diverso, cioè di vedere un futuro diverso per questa zona. La mia idea è la mia, E addirittura è stato dato il via libera anche alle trivellazioni nel canale di Sicilia. Questo Sì, è un altro duro si colpo. parlava anche dell'eolico o Sì. qualcosa del genere.
Ma lì purtroppo credo che ci siano tutta una serie di motivi politici grossi. Insomma, noi siamo attaccati alla Libia, quindi l'idea è probabilmente che lì dove vanno a perforare troveranno sicuramente il petrolio, no? Sì. Da attaccarsi a qualche falda che arriva dalla Libia, insomma, probabilmente lì. Non so, le perforazioni sì, deturpano sicuramente, però se per i prossimi anni l'idea è quella di continuare con questo tipo di energia, qualcosa dobbiamo fare, insomma. Tornando invece a te, perché proprio la specializzazione in ortopedia? Cosa ti ha colpito? Guarda, io amo lo sport, ho fatto sempre sport nella mia vita e sono ortopedico per causa. La cosa fa sorridere, ma è così. Infatti. Perché io ho scelto medicina prestissimo, cioè l'idea di fare il medico proprio mi apparteneva da sempre. Però quando ho scelto medicina l'idea era sì di fare la chirurgia, non avevo l'idea di fare ortopedia, non ero partito con quest'idea. Poi, siccome giocavo a basket a Priolo, durante una partita di basket ho avuto un brutto infortunio al ginocchio e andai a Catania dall'allora aiuto del professore Mollica, che si chiamava Antonio Dalpoggetto, il quale mi operò al ginocchio. Dopo l'intervento mi invitò in sala operatoria, sapeva che ero in medicina, ero al secondo anno, avevo 20 anni, e andai in sala operatoria a vedere che tipo di intervento mi avevano fatto. E la cosa mi piacque molto perché c'era veramente una chirurgia abbastanza importante, con trapani, insomma una cosa molto aggressiva ma bella. Cioè da film horror, sì, come insomma, la racconti, però bella, era una bella chirurgia, bella, ricostruttiva, bella, insomma. Sì. E questa cosa mi, come dire, fu amore a prima vista. Io appena ho visto questo tipo di chirurgia ho detto io questo voglio fare. E infatti dal secondo anno di medicina mi sono internato in ortopedia. Ah. Subito, immediatamente. Io studiavo medicina e poi il pomeriggio quando finivo di frequentare i corsi me ne andavo in ospedale. Stavo con lui, andavo in sala operatoria. Era uno dei più giovani che mi vedevano là e mi dicevano questo ma che fa qua? Dunque abbinavi alla teoria e alla pratica, sì, esatto, immediata. Sì, sì. Tant'è che poi sono entrato subito in specialità senza ricorrere alle metodiche classiche, cioè sono entrato immediatamente perché erano 4 anni che frequentavo, quindi è stata una cosa conseguenziale. Questo lavoro lo rifaresti sempre? Assolutamente, io sono perdutamente innamorato del mio lavoro. Cioè purtroppo questa è una cosa che molti magari non comprendono, io mi perdo, io vado al lavoro e certe volte non mi rendo conto del tempo che vola. Poi la sala operatoria è una cosa, è dopante. Ah, sì. Sì, sì, la sala operatoria secondo me ti crea uno stato di interno che dopo un po' che tu non ci vai ti viene a mancare. Ti manca. Sì. Sì, sì. Nel senso, cioè così, lo so, è una frase magari pesante, però infatti ti dà il senso dell'onnipotenza. Tu aggiusti la salute della gente, tu aggiusti una gamba, io mi occupo di sì. Soprattutto di arti inferiori, ma facciamo anche gli arti superiori. L'idea di far tornare a camminare bene un paziente è una cosa bellissima. La gratificazione e il ringraziamento di un paziente vale più di qualsiasi altra cosa. Insomma. Sono sempre perfettamente riusciti gli interventi? No, purtroppo no. Purtroppo no. E cosa si è mancato? Rientra in statistica. Ma sai, il chirurgo intanto è un uomo, quindi purtroppo l'uomo, nella statistica di un uomo ci sta anche che tu possa commettere un errore. Nessuno è perfetto, non lo sono nemmeno io. La cosa molto importante è cercare di comprendere soprattutto gli errori e sugli errori non ripeterli, perché ovviamente ripetere gli errori rappresenta un limite importante di un chirurgo. Se tu riesci a capire dove hai sbagliato, perché purtroppo sbagli, ed è normale, e sullo sbaglio cerchi di fare in modo che questo non ricapiti, sicuramente diventerai un bravo medico, un bravo chirurgo. E qual è lo sbaglio che ti ha colpito in questa esperienza? Se c'è stato uno sbaglio importante? Ma io ho avuto la fortuna di formarmi, di perfezionarmi a Lione, che è ancora adesso uno dei più grossi centri ortopedici del mondo. In Francia. Ma soprattutto ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita Giorgio Savarino, che è un grande chirurgo, ma un grande uomo, che si era specializzato a Rizzoli di Bologna e che venne in Sicilia per fondare l'ortopedia a Siracusa, perché non esisteva ortopedia a Siracusa. E con lui ovviamente ho perfezionato quello che avevo visto a Lione e ho cercato di mettere in atto tutte quelle metodiche che permettono di fare una buona ortopedia. E una delle piaghe dell'ortopedia è l'infezione, ma non solo dell'ortopedia, della chirurgia in generale. E l'infezione nasce in sala operatoria. Non è vero che l'infezione nasce
dal paziente o dal reparto. Quando un paziente esce con un'infezione, l'infezione nasce in sala operatoria. E quindi il mio rammarico è magari di non essere stato molto attento alla sterilità in alcune situazioni particolari. Devo dire che fortunatamente non ne abbiamo avuto casi clamorosi, però ho avuto una paziente gelese che ha avuto un problema, una protesi di ginocchio che poi è finita in artrodesi, cioè vuol dire è finita con una gamba bloccata assolutamente dritta perché non poteva più mettere una protesi. E io questa signora ce l'ho nel cuore perché è l'unica paziente che ha avuto questo problema. Allora, intanto sta per arrivare il caffè, perché sì. L'Eris Bar ci offre il caffè. A te piace il caffè? Sì, sì. Ne bevi tanto? No, ne faccio 2-3 al giorno. Prima dopo di un intervento? No, prima di un intervento no. Dopo? Dopo. Qui non si tratta di intervento, ma si tratta semplicemente di un'intervista. Grazie all'Eris Bar, vi ricordo in via Generale Cascino al Civico 355 a Gela, che oltre ad offrire un bel caffè ha anche la possibilità di vedere anche delle belle ragazze che lavorano all'interno del locale. E invece qual è stata l'esperienza più significativa all'interno di una sala operatoria che ti ha formato? Ma io ho avuto la fortuna di portare qui a Gela uno dei più grandi chirurghi del ginocchio, colui che è rientrato nella storia della chirurgia protesica per aver partecipato alla progettazione di una protesi di ginocchio a piatto mobile. Lì entreremo in un argomento un pochino particolare, però le protesi di ginocchio che adesso sono diventate un intervento, diciamo, quasi di routine, noi ne facciamo 400 all'anno, quindi come centro siamo sicuramente uno dei più grossi in Sicilia. Diciamo, intorno agli anni 70 era un intervento nuovo e questo professore Ameling, olandese, entrò nella progettazione di questa protesi a menischi mobili, che fu la vera rivoluzione del ginocchio, perché ovviamente il ginocchio si muove e fare un ginocchio che non era mobile significava non garantirne la durata nel tempo. E lui invece progettò questa protesi a menischi mobili. E io ho avuto la fortuna di vederla a Venezia, ho provato questa protesi, poi ho conosciuto lui personalmente e l'ho portato a Gela. È venuto qua, abbiamo fatto una riunione, non so se c'eravate anche voi quella volta, forse avrete fatto un servizio sicuramente. E averlo, noi ci siamo sempre, ovunque. Infatti. Ecco. E averlo avuto a Gela, in sala operatoria con me, operare con lui, con uno dei mostri sacri dell'ortopedia mondiale, è stata per me un'emozione incredibile, credimi. Cioè, io ancora adesso ho delle foto con lui che me le guardo e dico, ma io sono stato col professor Ameling. Il tuo idolo. Sì, è stato veramente bellissimo. E invece qual è? Infatti, volevo dirti che sì. su questa esperienza fatta, adesso stiamo organizzando, non so se tu l'hai saputo, non so se hai letto Visione, il giorno 18 verrà qui uno dei chirurghi della spalla più famosi in Italia, ma non solo in Italia, Gianezio Paribelli, e verrà a fare un intervento del quale lui è diciamo, quello che ne fa di più nel mondo. È un intervento veramente rivoluzionario perché permette di evitare la protesi della spalla in tempi precoci facendo una trasposizione di un muscolo. Il 18 verrà qui, verrà... perché da un paio d'anni da lui è andato un gelese, Massimo Cassarino, e che verrà, spero, un giorno verrà a lavorare con noi, che si sta perfezionando sulla spalla. È una patologia che io tratto, però come è giusto che sia, insomma, io mi sono dedicato più all'arto inferiore, l'arto superiore è passato con me, ma non mi sono potuto dedicare tantissimo a lui. Volevo che anche questo diventasse per Santa Barbara un motivo di eccellenza, e quindi faremo questa riunione bellissima, altro motivo per cui Gela deve andare orgogliosa. E noi ci saremo, e sicuramente, anche in questa occasione. Invece qual è l'intervento più ricorrente? Beh, quello che facciamo più frequentemente è l'artroscopia di ginocchio, per le lesioni meniscali, per le lesioni legamentose, penso sia l'intervento più semplice da fare, più veloce, insieme alla protesi di ginocchio. Però la protesi di ginocchio rappresenta una chirurgia di alta lezione, questo dell'artroscopia è un dei surgery, si fa in giornata, quindi poi anche il tunnel carpale, insomma noi trattiamo un po' tutta l'ortopedia. Ma quando si parla di piedi piatti, a cosa ci riferiamo nella fattispecie? Beh, la patologia del piede piatto è una patologia dell'infanzia, più che il piede piatto che comporta una deformità del piede, nel vero senso della parola, è una deformità del retropiede. Tant'è vero che spessissimo viene confuso il piede piatto con il retropiede valgo, che è quello che noi trattiamo e che ha trattato anche tuo figlio, per quanto riguarda proprio il posizionamento di un sistema che permette di riaddrizzare il calcagno.
Questo permette di avere poi uno stimolo propriocettivo importante e quindi la correzione e il recupero funzionale del piede ai fini di una crescita di tutto l'arto inferiore in maniera corretta. E dunque dicevamo che è un problema ereditario? È un problema non tanto ereditario, nel senso che geneticamente sì, c'è qualcosina di ereditario. Il problema nostro è che noi mettiamo le scarpe troppo presto ai bambini per qualsiasi cosa e quindi i bambini non hanno lo stimolo propriocettivo dal terreno, hanno uno stimolo finto che è quello della scarpa e il piede tende a non sviluppare giusta, in maniera corretta i muscoli. E allora qual è il consiglio che si dà in questo caso ai genitori? Affinché questo non avvenga. Sì, sì, quello di non utilizzare scarpe ortopediche assolutamente fino a 12, 13, 14 anni quando si fa diagnosi di un retropiede valgo importante e quello di far fare sport ai bambini. I bambini che ho visto ultimamente fanno poco sport. C'è, diciamo, c'è una tendenza molto alla sedentarietà, questi videogiochi, queste cose che secondo me purtroppo non aiutano la crescita e lo sviluppo fisico ma anche psicologico di un bambino. Io sono per lo sport. Tutti, l'importante è che si muovano, dal karate al tennis, tutto quello che permette di correre, di saltare, di muoversi fa benissimo allo sviluppo del piede. Ma secondo te questa sedentarietà dei giovani a cosa è dovuta? Questa è una bella domanda, io imputo molto alle scuole. Io credo che dei tanti difetti che abbiamo acquisito dagli americani, però qualche cosa di buono la potevamo prendere ed era quella di organizzare le scuole, perché noi abbiamo riempito gli zaini di libri come gli americani, con la differenza che loro hanno gli armadietti, i bambini non portano gli zaini da 13 kg a scuola, ma lasciano i libri a scuola. Noi invece, io la mattina accompagno mio figlio, pesa 12-13 kg lo zaino, cioè è veramente una cosa allucinante. E poi loro hanno lo sport. Hanno delle palestre, io ho avuto la fortuna di andare in America, entrare nelle scuole medie, hanno delle palestre fantastiche, fanno sport in maniera veramente intensa, professionale. In America lo sport ovviamente sta nelle scuole in maniera notevolissima, non da noi, c'è ancora l'educazione fisica, ma è fatta in maniera molto della serie, la faccio o non la faccio. Io mi ricordo, ai tempi miei l'educazione fisica era un'ora di pausa, di divertimento. E allora, a proposito di pausa, però qui non c'è il divertimento, adesso tocca a te gustare il caffè offerto dalla Ris Bar, perché dobbiamo fermarci per dare la linea alla regia, per la pubblicità. E allora, eccoci con 10 domande 10, ogni lunedì alle 21, in replica alla mezzanotte, la domenica dopo alle 18 su canale 10. Potete trovarci anche su internet all'indirizzo tg10.it, sulla pagina Facebook 10 domande 10. Oggi ci ospita l'Eris Bar, vi ricordo, primi piatti, antipasti, panineria, centro colazione, gelateria, insalate in via Generale Cascino al Civico 355 a Gela, nei pressi del Tribunale. Ne approfitto anche per ricordarvi il numero telefonico 0933 1960866 e ne approfittiamo per ringraziare dell'ospitalità Antonio, Nuccio ed anche Emanuele Alabiso. Il nostro ospite di quest'oggi è il dottor Fabio Bernetti, primario di ortopedia della Casa di Cura Santa Barbara di Gela. Poc'anzi parlavamo degli interventi ricorrenti in ortopedia, ma c'è stato, ci vuoi raccontare invece un aneddoto che si è sviluppato in sala operatoria, se c'è stato? Aneddoti particolari, sì, dai, da ridere. Ma non me ne vengono in mente particolari, anche perché sai, l'ambiente della sala operatoria è un ambiente dove si sta molto concentrati. Qualcosa di particolare potrebbe essere quella fase nella quale ogni tanto succede che manca la corrente e si attacca il gruppo elettrogeno. Ci sono quei 4-5 secondi di buio assoluto in cui tu aspetti un attimo che parte il gruppo elettrogeno. E quelle sono le prime volte che ti succede, è una cosa particolarissima, cioè buio totale. E aspetti quei 2-3 secondi che sembrano interminabili perché il gruppo elettrogeno mette qualcosina per partire e ogni tanto dice se ora non parte che facciamo? Che facciamo, vero, vero. Però devo dirti che in genere funziona tutto benissimo questa... E invece qualche richiesta particolare di qualche paziente, dai. Richiesta di interventi, dici tu? Non me ne vengono, no? Anche perché la gente ormai oggi, tu mi insegni con internet, sanno già oggi. Tutto. Oggi. Ma prima? Nel passato, oddio, qualche richiesta con qualche magari termine non prettamente professionale. Sarebbe? Non so, se fate... il tunnel carpale definito come con un altro termine che sarebbe? Adesso non mi viene in mente
Però sì, qualche termine particolare. Cioè, noi abbiamo Virginia Comunale, che sì, è stata per tanti anni la segretaria di ortopedia, che ha preso un quaderno e ha scritto lì tutto quello che poi in teoria fa sorridere, ma diciamo è solamente per noi, è una cosa nostra, insomma. Accade spesso e volentieri nelle farmacie, quando uno si presenta che non sa proprio il nome di quel farmaco e dunque cerca di inventare. Ogni tanto me lo appunto perché è una cosa carinissima, no? Però poi magari in questo momento non mi viene in mente niente. Invece, ritornando a parlare di te, hai la possibilità, quando trovi uno spazio di tempo libero, di leggere? Cosa ti piace leggere? Sì, io leggo molto, ovviamente diciamo l'80% di quello che leggo riguarda il mio lavoro, no? Sì. Riviste mediche. Poi mi piacciono molto anche i libri normali, leggo molti, mi piacciono i gialli. Però il tempo si restringe molto perché, ripeto, io passo tre quarti abbondanti della mia giornata al lavoro e quindi diciamo molta materia professionale, molta roba che riguarda proprio le novità, le nuove tecniche chirurgiche, piuttosto che le pubblicazioni inerenti a un certo tipo di intervento. Ma quando leggi i gialli vai subito all'ultima pagina per scoprire il colpevole? Quasi, ah, sì? Qualche volta sì, quando non ce la faccio a leggerlo tutto. È come il cruciverba, che sì, uno va alla fine per leggere la soluzione immediata, sì, sì, ogni però tanto alla fine sì, poi dice, l'ho fatto io. Però mi accorgo che se il libro è bello mi vola via in un battibaleno. Sì. Soprattutto nei periodi di vacanza, infatti adesso che arrivano le feste di Natale, la pausa, lì ogni tanto mi programmo qualche libro da leggere, figli permettendo. E lo divori. E lo divoro, sì. Lo divoro. Invece quotidiani? Quotidiani sì, spessissimo, la Sicilia quasi sempre. Devo dirti, ultimamente mi trovo a leggere spessissimo Il Fatto Quotidiano, mi sembra un giornale abbastanza neutrale, gli altri bene o male sono quasi tutti schierati, qualcuno a destra, qualcuno a sinistra. Una volta mi piaceva molto Corriere della Sera, però devo dirti che anche Corriere della Sera ultimamente non mi sembra più un giornale molto neutrale, sono molto, diciamo, partito dipendenti o comunque già schierati. E tu sei schierato? Ma io ho un'idea della politica che apparentemente sembrerebbe di destra, di origini di destra, insomma, a me piace molto la meritocrazia. Oggi dire schierati secondo me non è più una cosa possibile, non credo che ci sia più né destra né sinistra, mancano molto questi ideali. Bisognerebbe rifondare la politica su questo secondo me, cioè ripartire proprio da una cultura politica che parte dalle basi. Io ogni tanto scherzando dico, io per fare il medico ho studiato 30 anni, oggi per fare politica non si studia, oggi no. Tu diventi politico perché hai dietro un gruppo familiare che ti permette di poter salire, ma magari non hai le basi per farlo. Io so che negli altri stati, in Francia, se non sbaglio anche in Germania, per fare politica devi fare comunque un percorso, non puoi andare a fare politica così. I risultati purtroppo sono evidenti, no? Credo che il fatto che noi non riusciamo a prendere i contributi, tutto quello che ci offre l'Europa, spesso dipende dall'incapacità di produrre qualcosa e non credo che sia un caso, probabilmente le basi non sono delle basi fantastiche. Dunque, ai miei tempi ricordo che quando io facevo lo scientifico c'erano il fronte della gioventù a destra, c'erano i giovani comunisti a sinistra, intanto si davano mazzate per ideali veri, cioè, forse quella era veramente, come dire, la vera democrazia, no? Dunque oggi non c'erano più gli ideali. Non mi pare, non ho questa sensazione, non so se tu la pensi come me, ma non mi pare. Oggi sì, vedendo quello che succede in giro, quello che è successo a Roma, cioè non c'è più una destra o una sinistra, o i valori morali sono persi a destra e a sinistra, insomma. E invece che concezione ti sei fatto che abbiamo attualmente un presidente del Consiglio, così come è stato il suo predecessore, così come è stato anche il predecessore del predecessore, non eletto dalla collettività, cioè messo lì perché i partiti hanno voluto che occupasse quella poltrona. E questo non mi fa piacere, anche perché io stimavo molto Renzi, mi sembrava uno che mettesse veramente davanti a tutto l'idea di politica della gente, e così si era espresso in effetti, lui ha detto io non andrei a fare mai il Presidente del Consiglio se non eletto dalla gente, no? Ha fatto le primarie, poi qualcosa è cambiato e ho paura che si sia bruciato, cioè io non credo che lui secondo me riuscirà a tornare a fare il Presidente del Consiglio. Ma parli perché tu sei un uomo di destra? Parlo perché poteva cambiare il sistema e approfittare del cambio del sistema, secondo me non ce l'ha fatta, secondo me, è una mia idea. Possibilmente ho preso dei sicuramente partiti. Sicuramente ha smosso un pochino la politica, perché
Però è un grande comunicatore, non mi pare che tutto quello che ha promesso l'abbia messo in pratica, non è sicuramente facile, ma chi ha pensato a Renzi, secondo me oggi, come me, penso come gli altri, non è rimasto contentissimo da quest'uomo. Che uomo ci vorrebbe allora al governo, secondo te? Ma io sono, purtroppo, secondo me non c'è rimedio in questo momento. No. No, non credo che sia fattibile risolvere la situazione con la politica, con questa politica. E mi verrebbe da dire che questa è una fase nella quale ci vorrebbe probabilmente un'azione di forza seria, ma non riusciamo ad avere una politica di forza, cercando di fare delle scelte difficili, impopolari veramente, no? Ma questa forza seria potrebbe essere rappresentata secondo te da Grillo? Ma quello poteva essere sicuramente un dato. Sembrava che cavalcasse questa onda di protesta. Poi qualcosa vedendo non ha funzionato, anche perché alla fine ti ritrovi a renderti conto che comunque questo sistema ha creato le condizioni perché hai bisogno di loro, no? Cioè oggi comunque, vedi che ancora adesso per avere un posto di lavoro alla fine gira e rigira ti rivolgi a un politico, non è che esiste un concorso serio, anche in sanità, ancora adesso in sanità le nomine le fanno i politici, cioè un primariato viene dato da un politico, non viene fatto per concorso, vedi che i concorsi sono fermi da una vita. E questa è una cosa gravissima, cioè, che meritocrazia c'è quando il titolo, il primariato viene dato da un politico? Beh, magari fosse dato da un politico per meriti, invece non viene dato per merito, viene dato per colore della tessera. E questa è una cosa gravissima. Gli È vero. ospedali non funzionano anche per questo, non solo per questo, per carità, però anche per questo. Quando tu leggi su un giornale, in questo caso La Sicilia, di Sicilia, qualsiasi quotidiano, o ascolti o vedi che si tratta un caso di mala sanità, per te è un colpo al cuore? Sì, tantissimo, tantissimo perché la cosa gravissima che si fa è quella di mettere immediatamente il chirurgo che ha commesso un errore alla berlina, tacciandolo per incapace, senza magari prendere in considerazione che quel chirurgo, possibilmente per quell'intervento che ha sbagliato, ne ha fatti prima 10.000 perfetti. Questa è una cosa gravissima. Io farei l'articolo mettendo la notizia di quello che è successo, però scriverei che quel chirurgo prima ha fatto 10.000 interventi perfetti. Cioè, metterei la casistica di quel chirurgo per far capire che il chirurgo può sbagliare. Poi la mala sanità dipende, perché voglio dire, spesso ci troviamo anche a lavorare in strutture che non sono all'altezza, no? E quindi la parola mala sanità, insomma, secondo me È abusata. comprende una serie di fattori. Noi come Sicilia siamo un po' indietro, siamo un po' indietro, gli ospedali nostri purtroppo arrancano rispetto a quelli del nord, ma questo è un po' per tutte le cose. Io racconto questo episodio che mi è successo la settimana scorsa al Congresso Nazionale di Roma, ho visto un manifesto dove c'era scritto 78 collegamenti giornalieri Roma-Milano con l'alta velocità. 78 Roma-Milano, ma da Roma in giù non ce n'era praticamente Niente. manco uno. Quindi dico, così come si investe per il nord, 78 collegamenti potevano farne qualcuno in meno e spendere qualcosa da noi. Io ho mia mamma che per venire da Siracusa col treno ci sta 4 ore, che è una vergogna. C'è un'autostrada Siracusa-Gela che finisce a Rosolini. Di che stiamo parlando? Cioè, quando ci sono queste cose, e ovviamente l'autostrada era segnata. Io ero ragazzino e già era disegnata negli anni 70. Mi raccontò una volta Cimino, che è stato ragioniere del comune per tanti anni, cos'è? Non so se ti ricordi Sì. ragioniere Cimino, che nel 70 fecero lo svincolo, ma negli anni 70, siamo nel 2015, quindi voglio dire, Non si è quando fatto abbiamo questa nulla. classe politica, cioè, è difficile pensare che l'idea. Poi esistono secondo me delle situazioni particolari come questa della Santa Barbara, che tu hai detto casa di cura, il nome l'abbiamo modificato, ora piano piano sta cambiando anche il logo, si chiama Santa Barbara Hospital. E secondo me questa è una piccola eccellenza. Allora, su queste cose bisogna credere, investire, bisogna puntare, no? Cercare di partire da queste cose e su queste diciamo, fare meglio. Cioè, la Santa Barbara Hospital non deve essere un motivo per cui io politico la devo reprimere, la devo comprimere in maniera tale che Arriva l'aperitivo, eh? spicchi l'ospedale. Grazie, Deve offerto essere dall'ex bar. al contrario, dimmi se sbaglio, Peppe. Sì. Cioè, la concorrenza positiva serve a far crescere tutti, no? Quindi una struttura che funziona deve essere da stimolo a Grazie. far sì che anche l'ospedale funzioni. Altrimenti
non è vero che dice la Santa Barbara funziona perché non funziona l'ospedale, ma no, perché quando una cosa funziona, più cose funzionano, più c'è l'interesse a migliorarle. E questo ne va a vantaggio dei geresi. E qual è il tuo rapporto con i colleghi del Vittorio Emanuele? Ma io conosco Totò Loggia, col quale ho viaggiato ultimamente, siamo stati fuori a un congresso. Io ritengo che il primario di un ospedale come Gela debba essere di Gela. Cioè l'idea che venga uno da fuori a me, non so perché, io ormai mi ritengo gelese, sono qua dal 98, deve essere di Gela. Uno che è a casa qua, uno che quando c'è un'urgenza scatta e se ne va, no? Uno che viene da fuori, da Catania, da San Cataldo, così dico nomi per dire, non mi riferisco a niente. Chi lavora all'ospedale di Gela e fa il primario dell'ortopedia a Gela deve stare a Gela. Dunque, diresti di no se ti arrivasse un'offerta, una proposta ad un ospedale diverso da quello di Gela, personalmente, perché non sei di quella realtà? Sì, mi trasferirei, cioè se mi arriva la proposta di un ospedale io vado a vivere lì dove mi danno il posto e vivo 24 su 24 la realtà di un ospedale. Cioè se c'è un'urgenza e io sono a Catania, l'urgenza ovviamente va da sé che o la gestisce qualcuno o io non sono in grado di gestirla, insomma. Per cui io spero che qui siamo in questo momento siamo con un vuoto, c'è Totò che fa facendo funzioni, insomma, spero che prima o poi venga chiarita sta cosa, definita, perché così c'è anche lo stimolo a crescere, no? A dare a Gela qualcosa che è di Gela. E invece il tuo rapporto con gli infermieri, con tutto il personale, com'è? Guarda, io mi viene detto che sono un bravissimo chirurgo, ma ho difficoltà a gestire il personale, ma perché sono sempre in sala operatoria. Però ho la fortuna di avere un gruppo di lavoro molto forte, nel senso che ho un collaboratore che è da me da anni, che si chiama Peppe Mangino, che mi gestisce il reparto in maniera fantastica. È un clinico che è venuto in ortopedia e poi piano piano ha imparato anche lui l'ortopedia, ora ne sa sicuramente più di molti altri ortopedici. Poi ho con me, avevo Antonello Fasone, che adesso me l'hanno portato via, me l'hanno distratto in riabilitazione, ma ovviamente fa parte sempre del gruppo. Questa è una cosa positiva, perché in fondo in ortopedia ci sono poi i pazienti che vengono operati in ortopedia e quindi in fondo prosegue questo lavoro. Poi mi ritrovo due chirurghi, perché è una cosa importante che va detta, che secondo me il medico intanto è un medico. Oggi purtroppo la chirurgia è un po' in crisi, determinati interventi di chirurgia non vengono più considerati come interventi importanti, hanno un DRG, perché ormai si parla di DRG, si parla di soldi anche nella sanità, capito? Questa è una cosa brutta, ma è così. E quindi anche la chirurgia un po' è crollata. E quindi i chirurghi, che sono dei medici, sono entrati in ortopedia. Io ho, che collaborano con me, Roberto Alabiso, che è un chirurgo molto bravo, che ha lavorato con dei fiori di chirurgia e che veramente sa fare bene la chirurgia. Ma purtroppo la chirurgia di un certo tipo ormai piano piano è scomparsa dalle città piccole, se vogliamo, e si è concentrata nei grandi centri chirurgici, no? L'oncologia, è rimasta la chirurgia di un certo tipo e che produce poco, e quindi in un'azienda che tende a fare denaro, a fare utili, si cerca di impostare tutto sugli interventi remunerativi. E poi c'è Salo Pinazzo, che anche lui è un chirurgo e che collabora con me. Quindi la squadra è molto forte, è una squadra che lavora. Da noi lavorano un po' tutti, insomma. Non vi e di questo sono molto soddisfatto, sì. Aver aperto a Gela, dopo tanti anni di battaglia, la radioterapia ha un significato importante per la città, no? Sì, secondo me completa un po' il percorso di un centro dove purtroppo i tumori ci sono. Io ho avuto mio padre che è morto per un tumore e a Siracusa mancava radioterapia, mio padre viveva a Siracusa, siamo andati a finire a Ragusa. Immagino i gelesi che hanno avuto queste difficoltà enormi di dover portare un paziente oncologico con tutti i problemi fuori, quindi ci sta che in una struttura dove devi curare una patologia tumorale ci deve stare la radioterapia, insomma, magari uno spera nella vita di non averne bisogno, ma se c'è. E quando invece ti accorgi, leggendo, ascoltando e vedendo che c'è lo scandalo della sanità, cosa provi? E in Sicilia se ne sono stati parecchi. Torniamo a quel discorso di prima. Io vorrei capire lo scandalo. Tu dici i soldi rubati. Bah, sono valori morali che si perdono. Oggi i messaggi purtroppo non sono dei messaggi belli, se tu guardi quello che succede a Roma e lo metti un po' nelle varie situazioni che sono create, non è una bella situazione. I messaggi anche per i giovani non sono bellissimi, però esistono delle eccellenze e io credo che si deve ripartire da queste eccellenze. In Sicilia c'è l'Humanitas, c'è il Palermo, l'ISMET, ci sono delle cose che funzionano e su quelle bisogna puntare.
È vero che però queste strutture, l'ISMET praticamente sono degli americani che la gestiscono, l'Humanitas sono dei milanesi che la gestiscono. Dovremmo fare in modo che noi siciliani ci svincoliamo da questi colonizzatori, nel senso buono del termine, e impariamo a fare noi, a fare la buona sanità. Perché comunque poi vai fuori e trovi i siciliani un po' dappertutto, perché poi non avendo sfogo qua, io porto l'esempio di Fabiola, di mia moglie, che è stata operata a Verona, e da un siciliano, cioè, Riccardo Damante, un fine chirurgo, neurochirurgo, una persona veramente capace, quindi io magari parlando con Riccardo gli ho detto sarebbe bellissimo che tu venissi a fare la neurochirurgia in Sicilia, e lui ha scosso un po' la testa, nel senso mi ha fatto capire, ma queste strutture come quella di Verona in Sicilia non ci sono, e non ho tutti i torti. Molti giovani, ne abbiamo raccontato anche le cronache, purtroppo questo è accaduto anche a Gela, hanno perso la vita nei campi di calcio amatoriali, nonostante fossero di sana e robusta costituzione. Cosa può accadere secondo te? Perché purtroppo si muore giocando? Sì, questa è una bella domanda e credo che ci sia un errore di fondo, che è quello che faccio anch'io ogni tanto per i miei figli, quello di fare il certificato di amatoriale senza fare manco mezza visita. Cioè senza mettere nemmeno il fonendo sul cuore di un bambino per capire se ha un soffio. Cioè oggi il sano e robusta costituzione, tu lo guardi in faccia e dici tu sei sano e robusta costituzione, ok, puoi andare. Quindi non gli fai né un ECG né gli metti un fonendo sul petto per sentire se ha un soffio, e questa è una pecca grossa. Credo che lì ci sia un errore di diagnosi, cioè anche nei bambini. Adesso c'ho mio figlio che fa calcio, e ne parlavo con Dottor La Rosa, che è il nostro responsabile della cardiologia alla clinica, una persona sicuramente che tu conoscerai, che già la conosce bene. E lui mi diceva, Fabio, anche un'ecografia è sufficiente per fare comunque vedere se c'è qualche cosina che non va, no? Ci ho pensato, perché ho visto mio figlio giocare a calcio, un po' di affanno, stanco, dico, ma non è che sto bambino c'ha qualcosa, sai, un genitore un po'... E bisognerebbe fare degli accertamenti, ma non si fanno nemmeno per gli atleti quelli veri, cioè in genere per fare i certificati di idoneità all'attività agonistica non è che si fanno le prove da sforzo quelle serie. Si fanno delle prove da sforzo che sono, secondo me, non fantastiche. E lì bisognerebbe essere un po' più attenti su queste cose. Ok, ci fermiamo ancora una volta per dare la linea all'energia, dunque per dare spazio ai nostri compagni di viaggio. È arrivato l'aperitivo offerto dall'Eris Bar che il nostro ospite adesso gusterà. Linea all'energia per la pubblicità. E allora, rieccoci, abbiamo gli ultimi minuti in compagnia del nostro ospite, il dottore Fabio Bernetti, primario di ortopedia, non più della casa di cura Santa Barbara, ma di Santa Barbara Hospital. Va bene. Quest'oggi siamo all'Eris Bar, vi ricordo in via Generale Cascino alla Civico 355 Gela, ancora una volta grazie per l'ospitalità, ma ne approfitto anche per ringraziare Antonio Burgio alle telecamere e Claudio Questante alla parte tecnica. Allora, gli ultimi minuti, Fabio. E parliamo ancora una volta di te, parliamo di musica. Ascolti musica? Sì, molto. Anche quando molto. Operi? In cuffia? Abbiamo tentato di farla entrare in sala operatoria. No. Devo dire che adesso ho l'anestesista, la dottoressa Puglisi, che credo che prima o poi ce lo farà sto regalo. Ah, sì? Perché comunque c'è una logica della musica in sala operatoria. Eccola. La musica serve anche come discorso proprio per quanto riguarda l'ambiente, la tranquillità del paziente, insomma tutto un percorso suo, e va fatto secondo determinato criterio, cioè non si può mettere certo una musica house, una musica punk, insomma, e su questo stiamo cercando di fare qualcosina. Credo che, non ne ho viste tantissime sale operatorie con la musica, però lì dove è gestita bene è un plus sicuramente. Ah, sì? Plus, sì. E tu che musica? Una sala operatoria dove tu senti una musica in sottofondo al paziente, secondo me dà un senso di tranquillità. Molti pazienti vengono con l'auricolare, perché diciamo che l'80% se non di più, ormai diciamo, possiamo dire anche il 100% degli interventi vengono fatti con anestesie periferiche, quindi il paziente è sveglio. Sì. E spesso sente i rumori di una sala operatoria, quindi sai, si possono agitare, per cui mettere della musica li rende più tranquilli. E tu che musica ascolti? Ma io sono legato alla musica anni 70, mi piace tantissimo, non proprio quella da discoteca, ovviamente perché in Salvatore no, però mi piacciono molto i Beatles, mi piacciono molto i Queen, musica diciamo di quel genere. E a livello italiano? Italiano, beh, ultimamente ho visto il concerto di Ligabue e sono rimasto estasiato. Sì.
Non ho mai visto Vasco Rossi, ma un altro di quelli che secondo me forse varrebbe la pena vedere. Straordinario. E poi come cantautori mi viene in mente De Gregori, insomma, musica di questo tipo. Beh, gli ultimi decenni? Per te uomo di destra ascoltare De Gregori è quasi... Sì, è vero, però, è vero, hai ragione. Però ultimamente l'ho visto anche con da Fabio Fazio con Ligabue stesso e hanno fatto dei duetti fantastici. Poi come cantanti così in generale... Beh, un uomo di destra come cantante è stato Lucio Battisti. Lucio Battisti, sì, è vero, c'ho una collezione pazzesca, non mi viene. Però l'avevi dimenticato, È vero, sì. Però ce l'ho tutti, Lucio Battisti. Io vinile, Vinile, sì. Il classico 33 giri. Sì, una giornata uggiosa. E qual è il brano che ti ha più colpito di Lucio Battisti? E perché? Ma quello lì della giornata uggiosa è bellissimo, secondo me. Se mi viene in mente, adesso mi è venuto così. Saporeava una vita non spesa. Cioè, delle frasi molto belle. E per quale motivo? Boh, così, perché secondo me la vita è talmente bella che l'idea di non spenderla, insomma, sarebbe... È vero, bisogna viverla sino in fondo. Sì, sicuramente. Ok, abbiamo concluso, ce l'abbiamo fatta, Sì, è grazie. Stato piacevole, giusto? Bellissimo, ti ringrazio. Ok, grazie al dottore Fabio Bernetti, quest'oggi nostro ospite all'Eris Bar in via Generale Cascino al Civico 355 Gela. Noi ci rivedremo lunedì alle 21, vi ricordo lunedì alle 21 e in replica alla mezzanotte, la domenica dopo alle 18, potete trovarci anche su internet all'indirizzo tg10.it e sulla pagina Facebook 10 domande 10. Grazie e arrivederci. Thank you.